Lo scontro diretto per tirarsi fuori dalla zona play-out se lo aggiudica un buon San Nicolò ben messo in campo e arrivato determinato al Pacifico Carotti di Iesi. Entrambe le squadre prima della gara erano appaiate a 25 punti in piena zona play-out e desiderosi di far bottino pieno per arrivare alla salvezza diretta il prima possibile. Mister Di Donato della Iesina deve rinunciare allo squalificato Sassaroli e al capitano Carotti, uscito malconcio dalla sfida di settimana scorsa contro la Vis Pesaro. Montani invece deve fare a meno di Massetti e lancia in avanti la punta Tiboni. Subito avanti il San Nicolò al sesto minuto con Liguori che entra in area di rigore, ma al momento del tiro viene atterrato da Aprile e per Pascarella di Nocera Inferiore non ci sono dubbi per concedere il penalty. Dagli 11 metri si presenta Giampaolo che non sbaglia. Due minuti più tardi risponde la Iesina con Magnanelli, ma il suo tiro a giro è bloccato in due tempi da Cannella. Al 12esimo reclama un calcio di rigore la Iesina per un fallo di mani in area di un difensore abruzzese dopo una punizione battuta da Anconetani, ma l'arbitro fa proseguire. A metà primo tempo occasionissima per la Iesina. 20esimo minuto dal calcio d'angolo battuto dalla sinistra stacca più in alto di tutti Pierandrei che non inquadra lo specchio della porta. Al 25esimo arriva il pareggio della squadra di casa. Corta respinta della difesa abruzzese ne approfitta Aprile che si coordina e di destro al volo inzacca alle spalle di Cannella. 12 minuti più tardi la ribalta la Iesina. Punizione battuta con il mancino dal terzino Anconetani e complice una deviazione della difesa di Montani la palla si perde in fondo al sacco. Al 44esimo ci prova ancora la Iesina ma il tiro di Aprile sul calcio d'angolo di Anconetani non inquadra lo specchio della porta. La ripresa ricomincia con gli stessi 22 in campo e con il San Nicolò subito alla ricerca del gol del pareggio. Ci prova subito Giampaolo all'ottavo minuto ma la sua punizione è facile presa di Tivoni. E l'avvisaglia al pareggio che arriva al 13esimo minuto da azione d'angolo. Petronio, Pennello, una bellissima palla al centro dell'area e De Santis di testa pareggia per gli abruzzesi. Risponde la Iesina al 25esimo. Trudo si porta a spasso sulla destra a due giocatori del San Nicolò e serve una palla d'oro a Magnanelli che al volo gira verso la porta ma è super la risposta di Cannella. Fase centrale della gara con i due mister che apportano delle modifiche ai 22 in campo. Di Donato inserisce Parasecoli, invece Montani manda in campo Paolillo e Moretti. Al 31esimo si fa vedere il San Nicolò con Chiacchiarelli che riceve una sponda a Tiboni ma il suo sinistro finisce al lato della porta difesa dal numero 1 delle Leoncelle. Al 39esimo la ribalta il San Nicolò con il sesto gol stagionale del neoentrato Moretti che raccoglie un cross di Petronio e spedisce la sfera in fondo al sacco. Dopo 6 minuti di recupero il San Nicolò batte per la prima volta la Iesina in terra marchigiana per 3-2 e mantiene vive le speranze per una salvezza senza passare dai play-out. Notte fonda per la Iesina che viene contestata dai suoi tifosi a fine partita. Mister, a fine primo tempo eravate in vantaggio e speravate in una buona prestazione oggi contro il San Nicolò che era anche uno scontro diretto e poi sarebbe stato un doppio orgoglio per lei visto che anche di Roseto. Sì, avevamo preparato bene la partita, il primo tempo abbiamo fatto una buona gara, eravamo andati in vantaggio, poi il secondo tempo abbiamo fatto quei primi 20 minuti dove abbiamo avuto un blackout e poi abbiamo preso gol sul classico calcio piazzato dove noi ultimamente stiamo subendo molto e non siamo riusciti poi a recuperarlo. Non è ancora tutto compromesso, ma cosa manca a questa Iesina per fare quel salto di qualità e arrivare a una salvezza tranquilla? Beh, salvezza tranquilla non direi, arriveremo alla fine. Manca cosa? Un po' di carattere, il carattere sicuramente. Visto il risultato finale, mister, i due gol presi nel primo tempo potevano sembrare una beffa. Sì. Ribaltare il risultato in questo modo, con questa autorevolezza, al Carotti credo che sia una cosa da incorniciare. Quindi faccio un plauso a tutti i ragazzi che non hanno mollato niente. Venivamo da una sconfitta sabato al Campobasso immeritata e anche oggi sembrava ingiusto perché è chiaro che la posta in palio era alta, c'era tanta tensione, però non era giusto insomma stare sotto. Abbiamo parlato un po' tra il primo e il secondo tempo e c'è stata una grande reazione e credo che il risultato sia assolutamente meritato. Guarda, io anche da noi a San Nicolò in settimana avevo parlato perché tutti parlavano partita importante, ma non determinante. Ci sono ancora 27 punti a disposizione, vincerla sicuramente ci dà un viatico, uno snodo sicuramente diverso, ci fa stare un attimino discretamente tranquilli, ma ci sono ancora tantissime partite. Io ho visto una grande Iesina oggi, tutti quanti fanno risultato, quindi bisogna tenere la barra dritta e continuare a lavorare.